Un mio amico collezionista, quando gliel'ho fatta vedere, mi dice: questa mettitela nell'armadio, tra 10 anni tu vai a Tokyo con questa e fai: buongiorno, vorrei un appartamento. Boom ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Questo è un video un po' particolare, un po' diverso dagli altri. Perché? Perché io sono ormai quasi 3 anni che mi sono trasferito a Roma, ma continuo ad avere casa a Milano, che ho comprato nel lontano 2010. Solo che ho bisogno, insomma, di disfarmene, devo venderla, devo renderla un attimino presentabile. Quindi ho deciso di fare un po' di scatoloni, di mettere via un po' di cose, vecchi ricordi che ho. Tra l'altro, Paolo, pensavo una cosa carina, simpatica. Siccome troverò milioni di amenicoli all'interno di questa casa, perché veramente so di tutto da anni e anni e anni, potrebbe essere carino, simpatico, se facessi un giveaway, no? Regalassi qualcosa a qualcuno. Sono un collezionista delle più grandi minchiate possibili e più assurde. Come? Come si fa a vincere? Il commento non con più like. Lo scelgo io il commento. Ok, che cosa regaliamo? Non si sa, seguite il video per scoprirlo. Sono entrato in questa casa il 10 maggio del 2010, fino a fine 2017. È un open space, non è un appartamento, e chiunque lo volesse comprare può contattarmi, ovviamente. Ma prima di venire con me, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Soprattutto iscrivetevi, perché entro il 31 dicembre, lo dirò in ogni video, non mi interessa, dobbiamo arrivare a 1 milione. Se arriviamo a 1 milione faccio un video con The Rock. Andiamo. Guarda che bello, è il mio costume con le paperelle questo. Molto bello. Vero? Prepariamo questo, chiudiamolo. Allora, ricordate sempre di chiudere sotto gli scatoloni. Certo, soprattutto, è molto importante. Perché, se no li alzate e li attaccate. E voilà! Come potete vedere, ho tantissime cose di JoJo, collezionate nel corso degli anni, da, vabbè, la tazza. Ah, guarda cosa ho qui, Paolo. Questo è picchiaduro per PlayStation 1, questa è la quinta serie per PlayStation 2. Ho una cosa che tutti non ha... mai aperti? Mai. Sono un celofanato. Ho un'altra cosa che non ha nessuno, praticamente, che sono i raccoglitori di JoJo, appunto. Me li ha regalati Dora. Dora è il proprietario del JoJo Bar che si trova a Tokyo. Lui è infinitamente più collezionista di me. Mi ha detto: ah, voglio darti qualcosa allora che non puoi trovare da nessuna parte, e mi ha dato... Ne esiste una sola copia nel mondo. Gli altri li è lui. Questo l'ho preso in Giappone, JoJo Weller, è l'enciclopedia completa di JoJo, all'interno della quale c'è anche un Blu-ray di Araki che disegna, spiega ogni stand, come l'ha creato, più tutte le illustrazioni che ha mai fatto Araki. E quindi è quello che regalerai. Al ca. Credo che non lo darò neanche a mio figlio un giorno. Ho la controparte del JoJo Weller, ma di Kenshiro. Questo me l'ha regalato mio carissimo amico, che si chiama Valerio Fea. È un super, anche questo, raccoglitore con tutte le illustrazioni di Okutono Ken. Sono anche tavole originali dentro. Questo è molto bello. E insomma, quindi è questo gamma che sarà in regalo. Ecca, lo stesso tipo di enciclopedia della Marvel. Qui c'è tutta la storia della Marvel, da quando pubblicava anche romanzi d'amore. Però quella Marvel ci tiene un po' meno. Che non regalerò comunque, perché ho anche questo della Marvel, vedete? Il libro museo. Questo è un altro delle mie, con le perle, forse dovrei mettere prima le cose più grandi. Questo è uno degli animatori di Full Metal Alchemist, che ho conosciuto a Luca Comics, infatti mi ha scritto, vedi, a Maurizio Linghiao. Questo merluzzo deve essere roba del commercialista. Che è, no, la cosa che regalerà. Sì, esatto, regalerò le mie fatture del 2010. No, mi reso. Possiamo fare di meglio. Qui ho un'altra roba di JoJo, che non mi stupisce, sugli storyboard della terza serie. Una settimana enigmistica. No, il primo biglietto quando siamo andati a vedere Tenacious D, Paolo, ti ricordi? Dove è cominciato? 16 ottobre 2012, quando abbiamo deciso di caricare Cotto e Frullato su YouTube. Il volantino del Museo Ghibli. Questa è una stampa divisa in parti del pantalone di un cosplay che ho fatto tantissimi anni fa. Ed è la cosa che potresti... No, vabbè, poverino. Uno dei più grandi reperti della mia vita. Questo è un foglio A4, molto rovinato ormai, perché ha esattamente 17 anni. Nel settembre del 2003 io andai a una conferenza, potete trovare il video su YouTube, di doppiatori. Io avevo appena compiuto 17 anni. C'era una conferenza di doppiatori, tra cui c'era Emanuela Pacotto, Fabrizio Prata, Simone D'Andrea. Io andai da loro e gli dissi: sapete che io voglio fare il doppiatore? Valzeppola, no? Con affetto in bocca al lupo Simone D'Andrea, al nostro futuro collega con simpatia Emanuela Pacotto, un troppo in bocca al lupo e Shingetter Battlewing per Patrizio Prata. È un bel reperto, l'ho sempre conservato. L'ho sempre conservato, questo è un bellissimo reperto. Ed è questo che... Col cazzo! Premio Nazionale di Poesia e Narrativa, 5 ottobre 2010. Questo bimbo qui, vedete questo bimbo? Questo sono io che il 5 ottobre del 2010 ero in Duomo, a Milano, a leggere le poesie per il Premio Nazionale della Poesia, in qualità di lettore della poesia emergente. Sembri un deputato.
Questi sono tutti i disegni che nel corso degli anni un raccogliatore di JoJo, stranamente, che mi hanno regalato i fan. Questa è l'orca Madonna. Sei proprio bravo, queste cose qui, di solito tutti gli altri... No, io ho conservato tutti i disegni che mi hanno fatto i fan. Questo è è il primo Genus che mi ha regalato Don Alemanno. Guarda questo. Insomma, sono veramente un miliardo di disegni, guarda, che vanno da Cotto e Frullato a JoJo. Cioè, veramente di ogni... E come mai hai deciso di regalare proprio questa... Col cazzo, Paperone dei Paperoni che mi ha disegnato Don Rosa. La Madonna. Questo è di Scoppetta. Ah, vedi, c'è un robot frullatore. Stand Name Mix Master. Queste sono altre commercialista. Che potrebbe essere un regalo. Vorrei dire che Legend of Dragoon, Paolo, se stai continuando a inquadrare, è il mio gioco preferito. Ma non solo, devi sapere, Paolo, che è il mio gioco preferito. Quanti cazzo di coppie ne ha? PAL, NTSC e JAP. Mi sembra giusto. Quanto dura? Tanto, io mi sono fatto più di 100 ore. L'ho finito almeno 6 volte. No, vado pazzo. Qui c'è un Professor Layton per Nintendo DS. C'è un Inazuma Eleven. Qui c'è Spazzatura. Questo è un porta PSP vuoto. Questo è un porta Nintendo DS pieno. Cos'è? Con Inazuma Eleven che non si trovava prima. Ma ce n'è ancora. Incredibile, la batteria non è ancora morta. La batteria non solo funziona, è piena. Bella console Nintendo DS. Sì. So che hai anche delle action figure brutte. Ho tantissime action figure. La più bella che ho è sicuramente questa. Io non so che sia. È Maurizio Merluzzo di un canale YouTube famoso. Sì. È lui. Poi vabbè, JoJo. JoJo per Super Nintendo. Mattina di Coca-Cola di Cotto e Frullato. Questa è un'agenda di Kenshiro. Oh, perla fantastica. Questo è lo Yuza del Nuvole, che è il mio personaggio preferito di Kenshiro, disegnato da Masami Suda, che è stato all'epoca uno degli animatori di Kenshiro. Bellissimo. Questo è un capolavoro. Il 45 giri originale della sigla dei 5 Samurai, autografata da Enzo Draghi, colui che cantava e ha scritto la sigla. Qui c'è un po' di modellini, poi qui ovviamente ho... E la Madonna... Lo so! Sento che qui c'è il regalo per il nostro... Certo, qui c'è tutta la serie Revoltech di Kenshiro, vari Cavalieri dello Zodiaco, Thor, vari modellini di JoJo, Gundam... No, c'è tutto Kenshiro qui. Ed è un nulla, perché poi la maggior parte delle cose ce l'ho in cantina, soprattutto di JoJo e Kenshiro. Quella è la collector del primo gioco di Kenshiro per Play 3. Posso farti vedere una super cosa pietra miliare che ho a casa mia? Dai. Allora... Ma questo... come? Sveli i tuoi segreti? Sì, perché la gente deve rosicare. Questo è l'imballo originale, tra l'altro, della PlayStation 3 edizione limitata, mai aperta, tra l'altro, edizione giapponese di Hokuto no Ken, con tutti i personaggi serigrafati sulla Play, il joypad con le 7 stelle e il gioco. Non è mai stata aperta. Un mio amico collezionista, quando gliel'ho fatta vedere 6-7 anni fa, lui tratta col Giappone, ha un sito molto grande di compravendita, modellini, uh-huh, Giappone e quant'altro, mi disse: questa mettitela nell'armadio, tra 10 anni, 15, tu vai a Tokyo con questa e fai: buongiorno, vorrei un appartamento. E la paghi così. Ah, lassù c'è Play 3 e Gear Edition, che è quello l'elmo di Sagitter. E quello è il Gurren Lagann in metallo. Pesa un sacco e c'ha tutte le trivelle possibili e immaginabili. E invece la cosa più bella, che probabilmente quella che regalerai, si trova qui. Sì. Che è la maschera dell'uomo tigre sciolta. Sciolta dall'energia. Solare, sì, esatto, la distrutta. Io voglio tirare fuori questa maschera. Penso si sia fusa col polistirolo, temo. Questo è uno dei peluche più belli che ho a casa. Trattiamo di polvere, non toccare. Bobby, il mio peluche di quando ero bambino. Tra l'altro mamma me l'ha rimesso a posto qualche anno fa perché si era scucito il cappello e il naso. Anche il mio si chiama Bobby. Davvero? Sì. Dormivo insieme quando ero piccolo. Potremmo regalare, che so, Bee Jesus. Cos'è? È Bee Jesus. La tovaglietta per colazione di JoJo seconda serie, neanche per scherzo. No, ce l'avevo sperato. Però sono misti questi pop, sono un po' miei e un po' di Claudio. Regalare uno di Claudio. È vero. Ragnar è mio, Jacob è mio, Voltron è mio, Goku, Deadpool, Goku sono miei, io sono mio, questi sono di Claudio. Paolo, guarda cosa c'è qui. Oh, beh, questo è un oggetto di scena di Cotto e Frullato. Potrei regalarvi il loro JoJo con Caesar e Joseph. Un bel regalo. Ma neanche per il... Potrei regalarvi questa cosa super mega ultra rara, che è la colonna sonora di Eddie e la banda del sole luminoso, cantata da Bobby solo, ma non lo farò. Oppure un tappetino per il mouse di Candy Street Fighter, preso dal manua di Street Fighter 3, disegnato da Wang King Sung. Questo è bellino. Se regalassi questo, il cartonato gigantesco di JoJo Star Battle... Però ve lo venite a prendere. Per forza, per forza.
se no una mucca, perché quindi si sa che adesso che è periodo di Covid bisogna usare la mucchina. Quindi diciamo che dipende dal commento. Dipende molto dal commento, certo. Benchio numero 25 con Ollie e Benji, se vi può interessare. Bisogna essere vecchi per sapere cos'è Benchio, ragazzi. No, invece ecco, ho trovato cosa regalo. Oh, sorpresona. Vi regalo la maglia di Pegasus. Bella, perché non ti sta? Perché non la metto e non l'ho mai messa. Ah, quindi è nuova. È nuova, non l'ho mai indossata. XL, ovviamente. Da chi? Da te. E che c'entro io con Pegasus? Niente, però regali tu l'autografo. Va bene, regalo questa maglia di Pegasus. Autografo con dedica. Al commento più bello, che mi piacerà di più. Torno al lavoro, ragazzi, perché c'è da fare un bel po' di cose. Grazie mille per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo. Fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipote, che non si sa mai, tante volte si volessero comprare la casa. E me la levano dalle palle. Seguitemi su tutti i miei social che trovate in grafica. Noi ovviamente ci vediamo nel prossimo vlog, dove non so cosa dirò. Né se avrò finito di fare quello che devo fare, ma lo farò. Che dire, sono proprio orgoglioso. Questo è stato il mio video più bello di oggi. Però se avete ancora appetito, avete ancora fame, volete ancora altri video, cliccate su questi riquadri qui, vedete che bellini. Dovete sapere che ogni volta che io pubblico un video è sempre il video più bello di quel giorno lì.